Diverso tempo fa mi venne chiesto di dare un'occhiata ad una ripresa amatoriale nella quale sembrava essere stata filmata la figura leggendaria del mitologico centauro, ovvero quella creatura per metà uomo e per metà cavallo, nato dall'unione tra Issione, il re dei Lapiti, un popolo leggendario che abitava la vallata del Peneo in Tessaglia, e Nefele, una sosia della dea Era creata da Zeus per mezzo di una nuvola. Secondo quanto riportato nel titolo, la vicenda sembra essersi verificata in Sicilia e precisamente sull'Etna, ma è proprio questo particolare legato alla data di caricamento del video che scopriamo che in realtà si tratta di una manipolazione computerizzata. In realtà ci sono anche altri particolari che indicherebbero che il video è un falso, come ad esempio la scomparsa improvvisa della misteriosa creatura dietro l'albero, oppure la mancanza nella traccia audio dei rumori prodotti dalla cavalcata dell'essere sulla neve. Comunque, come dicevo prima, ci basta mettere in relazione ciò che è stato riportato nel titolo con la data di caricamento del video per scoprire la verità. Ma in che modo? La data di caricamento ci indica il periodo in cui il video è stato realizzato, ovvero il 2 ottobre del 2011 o comunque verso la fine di settembre di quell'anno. E come riportato nel titolo, confermato poi nella descrizione, la vicenda si è svolta sull'Etna. Se la vicenda si fosse svolta realmente come mostrato nel filmato, significherebbe che al momento della ripresa l'Etna era ricoperta dalla neve, ma in realtà, anche se in quel periodo ci furono giornate di maltempo e addirittura delle eruzioni, la neve si posò sull'Etna solo nella notte dell'8 ottobre, ovvero 6 giorni dopo la data di caricamento del video. Quindi com'è possibile che sia stato ripreso un centauro che cavalca nella neve se nel periodo in cui è stato realizzato il filmato la neve non c'era? Beh, io direi che la risposta è ovvia, comunque, come sempre, lascio che sia tu stesso a decidere quello in cui credere. Bene, detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarti per aver visionato questo video e ti aspetto nel prossimo, dove come sempre affronteremo un nuovo mistero. Quindi grazie ancora e ti aspetto nel prossimo video.